26 settembre 2019, siamo al quartiere Europa, esattamente in via Tonso, nei pressi del circolo La Casetta. Professore, che cosa è successo qua? Ma innanzitutto, per gradire, hai citato la Casetta, ma la Casetta in questo momento è senza raccordo fognario e i tesserati devono usufruire del bagno chimico di una bottiglia. Perché? Perché i lavori. Allora, guardiamo un attimino qui quello che è successo. Questo cantiere ha tagliato, tra le altre cose, anche le fogne. Vedete, questa voragine ieri era colma d'acqua, era una piscina, una dirimpettaia dei lavori ha detto che questa era una piscina ieri, una bella piscina, una piscina di un paio di metri in altezza, e sono intervenuti immediatamente l'AMAG e con le pompe hanno svuotato affinché il cantiere potesse andare avanti. Ma ci domandiamo come mai questa profondità, mentre in altre zone la profondità è meno evidente. Cosa farà l'acqua calda a correre? Andrà in salita? Ci saranno pompe e centrali di pompaggio? Tutti i soldi che comunque qualcuno deve mettere e qualcun altro poi deve ripagare, qualcun altro potete immaginare chi può essere. Ma oltre alle fogne, qui hanno tranciato, perché è il caso di dirlo, anche la corrente elettrica. Il quartiere, e questa parte del quartiere, quante ore è stato senza corrente elettrica? 3 ore senza corrente elettrica. E poi hanno lavorato tutta la notte. Tutta la notte per ripristinarla, le squadre di emergenza. La fibra che è stata messa qualche mese fa è stata completamente tagliata, scuoiata e rimessa. Quindi è un disastro continuo. Direi, sorge spontanea una riflessione. Quale? E se la ditta appaltatrice non sia in grado di fare questo grosso lavoro, questo grande lavoro? Perché qui si tratta di un lavoro enorme, no? E ci chiediamo, hanno le possibilità, le capacità tecniche per fare questo lavoro? Da quello che sono i resoconti sembrerebbe di no. Ricordate quel terreno lì davanti? Quel terreno lì davanti? Un prato verde. Era un prato con terra. Avviciniamoci un po', professore. Che all'inizio, addirittura qualche decina d'anni fa, era un campo, e quindi il contadino che lo curava sicuramente l'aveva bonificato da tutte pietre e altre cose. Guardate, ad occhio si vedono macerie. Qui hanno portato via la terra buona e hanno fatto riempimento con materiale di risulta, di scarica, macerie. Questi, gli abitanti di questa parte del quartiere Europa stanno soffrendo di questo cantiere infinito che fa una serie anche di disastri. Via Tonso è stata per qualche ora, dopo gli scavi, ma anche lì le rotture, è stata interdetta alla circolazione, addirittura è stata fatta come a doppio senso, senza avvisare la popolazione. Qualcuno ha rischiato un incidente. Allora, questo è il villaggio Europa. Cosa vogliamo aggiungere, ferite a ferite? Sapete benissimo di che cosa stiamo parlando. Una cosa che dovrebbe sorgere a qualche centinaio di metri da qua. Vogliamo lasciar stare questo quartiere? La vogliamo lasciar stare? Cosa ne dici? Caro Luigi, non ci resta che sperare in bene, insomma, che tutto vada secondo il progetto, che
gli abitanti di questo quartiere non subiscano altri intoppi, altri disagi. E che alzino la voce, si facciano sentire attraverso tutte le iniziative che il comitato sta mettendo in campo, che si alzi la voce, perché più il cittadino è silenzioso e più vengono perpetrati ingiustizie. E Svegliati Alessandria si fa portavoce di tutti i disagi dei nostri concittadini che hanno voglia di dire e di gridare i loro problemi. E qualcuno li deve ascoltare, questo qualcuno non li ha ancora ascoltati. Non li ha ancora ascoltati, questo è grave. O magari li ha ascoltati e fa finta di niente. E si defila. Va bene, ci rivedremo ancora, perché la puntata sul quartiere Europa è una puntata che rischia di diventare una soap opera. Ci saranno altre puntate. Va bene. Svegliati Alessandria, aiutateci ad aiutarvi. Arrivederci. Un saluto a Gianni. Gianni, ciao. Ciao Gianni. Lo vedi? Secondo te quello è un terreno...